Ricordate il caso di Michele Turcis, il 46enne di Chioggia scomparso da casa lo scorso 29 ottobre? Abbiamo ricevuto una bella notizia. Michele è stato ritrovato vivo, anche se in stato confusionale, nel Montenegro, non distante dal santuario di Medjugorje. Il caso di Michele era stato trattato lo scorso 14 dicembre dalla trasmissione Chi l'ha visto, quando Federica Sciarelli su Rai 3 ha ripercorso le ultime azioni del ragazzo, che aveva portato con sé il trolley e una Bibbia. La madre aveva pensato che Michele poteva trovare rifugio in qualche convento. Ora finalmente un po' di luce, anche se ancora non è noto se e quando la famiglia si potrà di nuovo riunire a Chioggia per abbracciarlo. È agli arresti domiciliari, in attesa del processo fissato per la metà di marzo, Davide Penzo, detto Barotti, che era stato fermato dalla polizia nella notte tra lunedì e martedì dopo che aveva scassinato il bar Yolanda in centro storico a Chioggia. Negli ultimi tempi Penzo si era reso protagonista di un analogo furto al parcheggio Giove, dove aveva portato via una discreta quantità di spiccioli. Cade il 15 marzo la possibilità per i genitori che usufruiscono del servizio refezione scolastica comunale di saldare gli eventuali debiti nei confronti dell'ente per il mancato pagamento della relativa tariffa. Dopo tale data il Comune procederà alla riscossione coattiva delle somme attraverso Equitalia. Io dico qui, come diceva la consigliera bene prima Barbara Penzo, lei allora assessora all'ambiente. C'eravamo tutti, Gilberto, tu compreso, la scorsa amministrazione, eri seduto qui davanti a me. Dopo la sentenza del TAR, che ha dichiarato irricevibile il ricorso degli operatori portuali, non si placa la polemica politica in città attorno al deposito GPL. La consigliera Romina Tiozzo Compini, della lista Chioggia è libera, attacca frontalmente Barbara Penzo del PD e gli altri componenti della delegazione democratica all'epoca della giunta Casson. Come poteva non sapere del progetto? Si chiede Romina Tiozzo. Chi si occupava di attività produttive, di urbanistica e di ambiente? Quest'ultimo referato chiama in causa proprio la Penzo, che ne è stata assessora dall'agosto 2014 al gennaio 2015, proprio i mesi in cui buona parte della documentazione relativa all'impianto è stata prodotta. Barbara Penzo oggi è protagonista nel comitato No GPL, mentre Romina Tiozzo, che all'epoca era consigliera nelle stesse file del PD, ha poi continuato a sostenere l'ex sindaco Giuseppe Casson. È comprensibilmente deluso Alfredo Calascibetta, presidente del Comitato per il Rilancio del Porto, dopo la sentenza del TAR Veneto che ieri ha rigettato il ricorso contro la costruzione del deposito GPL a Punta Colombi. «Hanno trovato un cavillo da Ponzio Pilato», dice il numero uno della Boriani Navigazione. Così rimandano la palla al Consiglio di Stato senza dare un proprio parere. Che il ricorso fosse irricevibile, continua Calascibetta, potevano dirlo anche a gennaio, invece di rinviare. Ma dopo la trasmissione TV delle Iene hanno affrettato la richiesta di ulteriori documenti. Attendevamo la sentenza già il 2 marzo. Il comitato si chiede, avendo ricevuto dalla Capitaneria la documentazione solo lo scorso settembre 2016, come avremmo potuto avanzare il ricorso al TAR nel 2014 o nel 2015? Intanto domani pomeriggio gli operatori portuali si riuniranno con i propri avvocati e stabiliranno la linea da tenere, se procedere con un ricorso di secondo grado e come coinvolgere la città. Intanto il comitato dovrà pagare circa 20.000 euro di spese processuali alle controparti. È una giornata importante per la nostra località, è una giornata importante naturalmente per la Clodiense Chioggia Sottomarina, che può arrivare a quella che è l'edizione della Coppa d'Italia destinata alle 8 squadre più forti del campionato di eccellenza. Passando il turno oggi, eliminando il Trento, sarebbero infatti solamente 8 le formazioni che potrebbero ambire ad alzare al cielo la Coppa più importante a livello dilettantistico. Per quello che ci riguarda, con questo naturalmente scenario bellissimo dall'ambasciatore, i calciatori di Sottomarina stanno scendendo dai monti verso la laguna di Chioggia, i tifosi del Trento, che è primo nel suo campionato con 13 punti di vantaggio sulla seconda. Ricordiamo che l'appuntamento è allo stadio Aldo Dino Ballarina alle 14.30 ed è lì che vi aspettiamo. A voi studio.